Pupi miei, vi aggiorno ovviamente su quello che è successo e su quello che ho fatto. Allora, ho fatto diverse robe, in realtà, ho fatto diversi reclutamenti in giro per la mappa e mi sono tolto diversi personaggi che avevo praticamente da parte, perché mi sono tolto letteralmente diversi personaggi che avevo da parte. Nel frattempo ho anche reclutato praticamente la protagonista. Sì, sto scattando perché ho messo il personaggio che mi fa correre più velocemente, perché per forza, cioè devo accelerare un pochettino la situazione. E se vi faccio vedere, praticamente sono riuscito a reclutare oddio, ecco qua, CJ, che praticamente è la protagonista di Eiyuden Chronicle Rising, ovvero il, diciamo, il prequel, o comunque il capitolo precedente di Eiyuden, che io comunque ho provato perché era presente su Game Pass. Semplicemente non mi è piaciuto, perché era comunque a scorrimento orizzontale, però non era entusiasmante anche come gameplay, era anche abbastanza noioso, quindi non l'ho portato avanti. Probabilmente lo recupererò a parte, nel senso, magari mi guarderò qualche video, cercherò di vedere un pochettino qual è la storia, qual è la lore del gioco, perché sembra abbastanza carina. Sembra abbastanza carina, anche perché si è scoperto che CJ, Isha e Garu sono comunque tre personaggi che ci sono anche nel primo capitolo. Cosa che io non sapevo, perché conoscevo soltanto CJ, che era appunto la protagonista del primo. Gli altri invece non li ho riconosciuti, tant'è che Isha comunque è diventata una dei miei personaggi fissa nel party, che è troppo forte, e Garu, che comunque sia, lo abbiamo appena reclutato, e quindi sinceramente non mi entusiasma più di tanto. Poi, chi abbiamo reclutato in più, che non vi ho fatto vedere la volta scorsa? Ah, ecco, abbiamo reclutato il drago Chandra, quindi il drago che praticamente abbiamo scoperto la volta scorsa, durante la live l'ho reclutato. Ho reclutato anche il grifone, che sono rispettivamente i pet, si può dire quasi, uno di Marisa e l'altro di Noah, che a quanto pare Noah ha qualche potere che ancora non ci stanno rivelando, perché riesce a comunicare in modo particolare con le lenti grezze, e questa cosa sembra un po'... è un po' sospetta, tipo di quell'eroe che ha quei superpoteri nascosti e che praticamente solo lui sa di avere alla fine, diciamo, del percorso, diventando estremamente forte, eccetera eccetera. Quindi mi sembra tanto una di quelle cose un po' shonen, se ci facciamo caso. E poi ovviamente abbiamo portato il castello di livello 3, questo l'abbiamo visto ovviamente in live insieme, e come potete vedere abbiamo diversi personaggi che adesso praticamente abbiamo divinato, ma che molti si trovano praticamente dalla parte a ovest del gioco. L'unica cosa su cui io devo necessariamente, diciamo, darmi una mossa, è praticamente la side quest, o comunque in generale devo darmi una mossa per quanto riguarda i Beyblade. Devo in un modo o nell'altro riuscire ad andare avanti con la quest dei Beyblade, perché ci sono personaggi da reclutare con i Beyblade, quindi devo darmi una mossa e devo capire soprattutto dove si trovano gli sfidanti. Io non riesco a capire quali sono gli sfidanti che devo battere, perché c'era il bambino nella città di Werd che l'ho battuto, perché ovviamente diciamo che i trainer, quelli di storia, quelli di trama, hanno una sorta di presentazione, ma io non mi ricordo dove cazzo si trovano, quindi devo andarli a cercare, devo farmi un giro per le mappe e devo andarli a cercare, e quindi dovrò un attimo perdere un po' di tempo. Detto ciò, dobbiamo continuare l'esplorazione della foresta, dell'Eld Road. Però prima, ovviamente, così giusto per perdere un po' di tempo, per stare un po' così a chiacchierare, c'è la sfida di cucina che dobbiamo intraprendere. Quindi, let's go. Facciamola così, al volo, a bruciapelo. Ah, tra l'altro anche tu sembri, sei un altro personaggio. Ciao Ale.
Mi scusi, potrebbe dirmi se questo è il ristorante dello chef Kurtz? Sì, sono io. Oh, meraviglioso. Allora, meglio andare al sodo. Sono Wolf, gastronomo dell'aria del sindacato del Drago Scuro, e ti sfido a duello. Ah, ok, tu sei l'ultimo elemento. Il gastronomo dell'aria. Sì, il gastronomo dell'aria. Il vicepresidente Trey sembra piuttosto fissato con te. Volevo solo vedere il motivo di tanto clamore. Accetti? Certo che accetto. Batterti mi farà guadagnare una rivincita con Trey? Forse sì. Dimostrando un miglioramento significativo, allora potrebbe concederti un'altra visita. Detto questo, se pensi di potermi scavalcare in una volata, ti sbagli di grosso. Ok. La mia cucina sfrutta la stessa aria per creare aromi piacevoli e colpire commensali direttamente allo stomaco. Dimmi, come va il tuo appetito? Non male. Voi gastronomi avete dei bei trucchetti. Vogliamo iniziare? Sento già il vento della vittoria soffiare a mio favore. Preparati a gustarti? Ok. Iniziamo. Ora vediamo se riusciamo. Ecco l'antipasto, chili con carne. Minchia. Chili con carne come antipasto? Un po' pesante forse. Ah, ok, ha fatto schifo a tutti. Bene. Ottimo. Ok. 2011. Oddio. Non è andata male. Cioè, oddio, sì, vabbè. Dai, omelette. Dai, omelette, viaggiamo easy, dai, su. Ecco qua. Ottimo lavoro. 1-5-3-3. Bene, bene, bene. L'omelette, ragazzi, è una sicurezza in questo gioco. Tom Yam. Piatto dello chef Tom Yam. Ok, godo. Mi dispiace, ma... no. 2-0-1-1. Ah, di nuovo, come prima. Quindi in totale ha fatto 8 per il momento. Involtino fresco. Dai, che c'è anche il piccantino. Dovrebbe piacere il piccantino. Dai, su. Niente, invece, sto cazzo. Io non lo mangio. Vabbè, rip. 1-0, madonna mia. Mi hanno affossato. Caffè speziato. Ecco, vedi, questo è quello che piace a Barnab. Il caffè speziato che piace a Barnab. Che ovviamente fa schifo a tutti quanti gli altri. 2-1-1-0. Dai, io vi ho fatto una bella... Ah, guarda che bella. Dai, pure esteticamente è bellissima. Su. Oh, è piaciuta però a cosa? A Paglia. Va bene. Ok, dai. 0-3... Madonna mia, 0-0. Ma madonna mia. Vabbè, dovrei aver vinto comunque. E infatti. Non ho fatto una grandissima vittoria, però l'omelette ci permette comunque di viaggiare ad alti livelli. Ahimè. I venti mi hanno tradito. Mi prendi in giro, il tuo cibo era fantastico, ho vinto per un soffio. Gentile dirlo da parte tua, ma il mio fato è già segnato. Esatto, sul tuo cappello sarà inciso il marchio della vergogna. Ricomincerai dal fondo, ora vieni. Dimmi chi sei, la tua voce mi sembra così familiare. Non parleremo più, addio. Io so in realtà chi sei. Lei chi è? Io lo so in realtà. Perché me lo sono spoilerato tramite il gioco delle carte, però non lo dico. Non lo dico. Allora, salviamo. Anche se in realtà devo salvare da un'altra parte. Ed è partita una cutscene. Quindi nel momento in cui era partita la cutscene, io ho fatto direttamente Alt F4. Ho chiuso il gioco e non ho voluto sapere più niente. Per evitare comunque di spoilerare qualcosa e di saltare comunque anche altre, diciamo, anche altre cose per la trama. Quindi ho preferito proprio totalmente saltare tutto. Ci sono anche delle altre novità, ovvero ho recuperato diversi oggetti interessanti, come ad esempio l'amuleto scaccia mostri, che mi evita comunque troppi incontri casuali. Poi ho trovato il simbolo della ricchezza, che questo però già ve l'avevo fatto vedere, ma soprattutto ho trovato il simbolo super fortunato, che mi rilascia molti più oggetti rispetto a prima. Quindi spero, perché questa diciamo è una delle cose su cui voglio puntare, che combattendo in giro all'interno del gioco, anzi ora facciamo così, gli incontri li possiamo rimettere perché a me serve comunque fare gli incontri, almeno per ora, mi possono droppare Beyblade, perché i nemici, comunque i mostri in giro per la mappa,
rilasciano Beyblade. Quindi speriamo che combattendo possa in un modo o nell'altro ottenere Beyblade. Ecco, io appena ho visto questa parte qui ho fatto Alt F4, ho detto no, aspetta, ora tagliamo tutto perché sennò è finita. Si mette male, ci ha visti? Cos'era quello? Un cucciolo di drago. Stiamo attraversando il suo territorio. Cucciolo? Ma è enorme. Sì, beh, è un drago. A prescindere dalle dimensioni è sempre una cattiva idea infastidirli. Oh, grazie per avercelo detto, perché si sta avvicinando. Ah, quindi boss fight? Minchia. Madonna, alla faccia del cucciolo. Drago anziano addirittura. Ah, minchia, ma io sono senza MP. Madonna, sto maledetto vizio che non mi ricarico mai gli MP. Boh, speriamo di farcela. Combo di eroi? Con chi? Ah, sì, perché tu sei... Ok, no, pensavo sei nuova. Tra l'altro notate che ho messo praticamente la runa Berserker a Nova. Infatti ora, quando comincia lo scontro, lui è sempre infuriato. Infatti ora tira delle pizze che Napoli sposta di proprio. Pioggia di spade. Tu colpo magico ancora non ce l'hai. Ah, ecco, velo d'acqua. Perfetto, così aumentiamo la difesa magica a tutti. E... ago ghiacciato. E tu invece, minchia, ce l'abbiamo qualcosa? No, non ce l'abbiamo per gli MP. Mi sono dimenticato. E vabbè, rip. Ok, danni li facciamo. Ah, è vero, devo togliergli l'armatura però. Devo togliergli l'armatura, perché sennò faccio molti meno danni. Carica della potenza, minchia. Ma attacca tre volte, ma che siamo pazzi? Bagliore di Svarog. Svarog? Ma è un nome che ho già sentito. Ah, vabbè, non mi ha tolto un cazzo. Temporale. Va bene, ok. Come danni è molto più debole di quello che pensassi. Sono molto più forte, diciamo, dal punto di vista dei danni. E allora, sì, tu devi fare questo qua. Distruzione, perché ti devo... Tu fai difendi e rispondi. Che tra l'altro a Reina potrei dare la runa di conservazione. Ora appena si sblocca gliela do. Quella che ogni SP che prende praticamente le aumentano le stats, che le conviene troppo questa cosa. Tu invece fai una bella ondata di recupero, così siamo a posto. E tu qua, così spacchiamo l'armatura. Ah, ecco, bravo, il robottone di Clara. Esatto, ecco da dove mi ricordavo quel nome. Sì, Suonkai. Ho detto, ma io dov'è che l'ho sentito sto nome? Sì, vero. Il nostro Svarog. Ok, spezziamo. Brava. Vai, countera. Ah no, è attacco magico, quindi non countera. Però lei ovviamente in difesa è un mostro, Reina. Troppo forte Reina, mi piace un casino il personaggio di Reina. Mi piace troppo il, come playstyle. Che fa difesa, counter. Bello, mi piace, tanto figo. Allora, tu sempre distruzione a catena. Tu sempre difendi e rispondi. Tu attacco normale. Tu attacco normale. Tu fai... ok, una curetta easy. Anzi, no. Tu attacchi e tu che non puoi fare un cazzo fai una curetta easy a Reina. Ecco, vedi, almeno Isha i danni li fa lo stesso. Ok, gli stiamo spezzando l'armatura. Va bene, 62, non è troppo. Temporale. Madonna, quella gli leva 1, talmente alta la difesa magica di Isha. Gli leva 1. Incredibile. Oh, è incazzato?
Ah no, se ne sta andando. Ah, quindi non lo dovevo sconfiggere, dovevo resistere. Ah no, oddio, seconda fase. Si è messo sul ponte. Devo bloccare la strada. Ok, sempre distruzione a catena. Tu difendi buono, meglio, così se fa attacchi fisici ora ne possiamo approfittare. E tu invece fai gocce curative su Noah. Tu invece ago ghiacciato. E tu qua evocazione. Madonna, 315. Troppo forte Isha. Veramente troppo troppo forte. Ok, dovrei spezzare l'armatura adesso. Ok. Non mi piace. Esplosione luminosa. Minchia. Madonna mia. Proprio one shotato. Ecco, ora si è incazzato. Ah, però ha HP gialli. Ok. Allora, fendente dinamico. Tu invece sempre difendi e rispondi. Anzi, aspetta, tu in realtà fai una cosa. Vedi, tu hai il segno del sacrificio. Faglielo un segno del sacrificio. Tu fai medicina di recupero superiore a lei. Mischina, che poverina. Ecco, andata di recupero. E tu... niente, attacco. Tanto non dovrebbe avere troppi HP. E a me è finito il Berserker. Perché dura 5 turni, se non sbaglio. Ok, abbiamo recuperato. E qui così gli facciamo danni a fine turno per 3 turni. Va bene. Non è tanto danno, questo lo possiamo gestire. Va benissimo. Anche se attacchi 3 volte non fai tanti danni, quindi va bene. Carica della potenza. Quindi il prossimo turno mi farai la bua. Allora, tu attacco. Vabbè, attacca anche tu. Tanto è inutile che ti tengo in difesa, che non difendi un cazzo. E... tu fai oggetto erba curativa. Vabbè, tu attacca e tu... quasi. Madonna, 312 di critico. Dai, non hai tanti HP, vedi? Ok, morto. Devo attaccare con Rain, effettivamente. Mi conviene più attaccare che fare di attacca e difendi. Cioè, se fanno difesa... cioè, se fanno attacchi fisici, allora sì. Ma se sono personaggi che fanno... Drago lontano e runa dell'inferno. Che sarebbe la runa superiore del fuoco. Allora, in teoria sì, potrebbe valere la pena mettersi tutti in difesa se fa il super attacco. Però il problema qual è? Che siccome lui attacca 3 volte, o comunque la sequenza non è identificabile. Cioè, se lui fa subito carica e poi fa subito l'attacco, non lo riesco a predictare. Se avesse avuto, diciamo, un attacco per turno dove fa prima la carica e poi l'attacco, allora sì, ma qui non lo posso predictare. Quindi tanto vale che rascio e via. Però sì, tecnicamente è giusta l'idea del mettersi in difesa. Però comunque sì, i danni non erano neanche tanto alti. Ecco, vedi, abbiamo preso un altro di questa. Ma che sono questi oggetti? Drago lontano e disco volante lontano. Vedi, queste sono robe che non so. Al momento sono cose che non so. Ah, ma io avevo le ricette da consegnare... avevo le ricette da consegnare a coso. Vabbè. Ah no, aspetta, salviamo però.
questo caso prima salviamo. Salvo sullo stesso slot. Quindi fatemi arrivare in città, così poi posso almeno teletrasportarmi. L'uscita è ancora tanto lontana? Arriveremo presto a Yharnam. Forza. Ok, quindi dovremmo essere abbastanza vicini. Ecco, qua mi sa che si esce dalla foresta. È direttamente collegata alla città? Forse no. Forse sì, forse no. Quindi questo è il tuo villaggio. Ah, certo, qui siamo nel villaggio suo. Quindi ora dovrei reclutare anche tutti gli amici di Marisa. Minchia, sono un bel po'. Identità confermata, Marisa. E Garu, cavolo, sono felice di vedervi entrambi. C'è qualcosa che non va? Oh sì, i redivivi sono tornati. E questa volta stanno cercando di entrare nel villaggio. Vogliono occupare Yharnam? E questa l'altra minaccia di cui parlavi? Forse? È difficile immaginare quegli scheletri lavorare con l'impero, ma il loro tempismo è sicuramente sospetto. Ma noi abbiamo la negromante che comanda i redivivi. Quindi... fate fare a lei. Quindi dove sono adesso? A sud del villaggio. Ok, devo procedere. Anch'io. Marisa, so che sei appena tornata, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Non permetterò a quei mostri redivivi di distruggere la mia casa. Andiamo, Nova. Ti seguo. Aspetta però. Secondo. Prima fatemi esplorare il villaggio, scusami. Cioè, io vorrei effettivamente un attimo... no, niente, mi sa che per ora, fin quando non vado là, non... Oddio, posso pescare qui. Quindi anche qui ci sarà un pesce leggendario da prendere. Oddio, ma chi è Necklord? C'è qualcuno che vorrebbe dirmi come sono arrivati fino a qui? Che cosa stanno facendo i nostri esploratori? Solo degli stupidi proverebbero a ostacolarmi. E ciò spiega perché siete qui. Bah, voi umani siete sempre così fastidiosamente spavaldi. Parole forti per uno xilofono che cammina. Mi sorprende che tu sappia addirittura parlare. Uno xilofono. Siete alla presenza dell'incredibile Marcus, re dei redivivi. Prostatevi davanti a me e vi renderò miei schiavi per l'eternità. Davvero un grande onore. Dobbiamo prostrarci? E perché mai? Dopo 300 anni di vita, o morte? Comunque, il grande Marcus non è sorpreso che voi umani non siate capaci di comprendere la sua saggezza. Quindi lasciate che semplifichi le cose per le vostre deboli menti. Inchinatevi a me, arrendetevi, disperate, altrimenti il mio esercito si fionderà su questa terra come mosche su cadaveri freschi. Consegnatemi le vostre vite. Sapete che vi dico? Non mi piace proprio il suo tono. È proprio Necklord. Cioè, è letteralmente Necklord. Sono questi gli invasori? Oddio, Milana lo conosce. È lui. Siete davanti a Marcus, re dei redivivi. Che cosa? Quindi cosa sei, un cadavere vivente? Sbagliato, sei tu a doverti prostrare davanti a me. Ecco, ci faccio invece. Io sono Noah, comandante dell'Alleanza. Che coraggio, splendido. Ti renderò onore rianimandoti e trasformandoti nello scheletro più imponente di tutti. Non pensi davvero che ci renderemo a te, giusto? Vi sto chiamando al mio servizio, dovete obbedirmi. Sei sfortunato, zuccone. Questo è l'unico luogo che posso chiamare casa. L'unico posto adatto a me. E non permetterò che uno come te lo invada. A quanto pare non riuscite a comprendere la mia benevolenza. Forse devo mostrarvi di cosa sono capace. Non ci vorrà molto per farvi capire la situazione. Quindi ora ci sarà la boss fight scriptata dove lui è OP. Che sta facendo? Ehi, fermati. Oh oh. Fermo! Ci sarà la fight scriptata qui. Ah no, ha mandato solo gli scheletri. Va bene. Tac,
tranquilla, ci pensa Isha qua a fare. Comunque il loro attacco combinato è bellissimo. E tra l'altro costa soltanto un SP, cioè veramente. Dai, countera, mannaggia la pupazza. Niente, Reina devo attaccare e basta. Basta, dobbiamo attaccare con Reina. Che lei è fortissima in attacco, tra l'altro. Ma forse non muoiono ora? Vuoi vedere che ora forse non muoiono? E quindi tipo ci sarà la scenetta dove dicono ma non gli facciamo niente. Qual è il loro potere? Ah no, sono morti in realtà. Muoiono. Vai, redivivi contro redivivi. Ok, sono praticamente tutti morti, quindi attacchiamo normale. Ok, morto. A posto. Medicina dello spirito. Pochissimi punti esperienza, tra l'altro. No, i miei amati sudditi, cosa hai fatto? Hai idea di quanto sia difficile dover creare di nuovo tali creature? Chiaramente la mia generosità con voi è sprecata. Se non volete servirmi, la cosa più saggia da fare è abbandonare questa terra. Ma, what? E te ne vai così? Siete sicuri di non volerci ripensare? Sono disposto ad addolcire la mia offerta e farvi diventare i migliori tra tutti i redivivi. Smettila. Forse lo posso reclutare addirittura lui. Perché per non essere così ostile. Ok, che cavolo è successo? Voleva che ci arrendessimo. E questa è la misteriosa altra minaccia di cui ho sentito parlare? Ci sono arrivati voci di gruppi di redivivi, quindi sì, probabilmente sì. Ma non capisco perché ha marciato fin qui con un piccolo gruppo. Forse si sentiva troppo sicuro di sé. Oh sì, sicuramente sarà così. Non ci sarà qualcos'altro di strano sotto? Beh, noi abbiamo fatto il nostro dovere. Bella lotta, Marisa. E tu... tu sei il comandante dell'alleanza, eh? Mi piace il modo in cui hai sfidato quel buffone. Marisa mi aveva detto che sei un tipo in gamba. Sappi che per me è come una sorellina. Comandante o no, comportati bene o te la vedrai con me. Io ti spacco il culo. Wave, silenzio! Comunque, torniamo a noi. Io sono Wave e guido la squadra di risposta dei guardiani, che tra l'altro è palesemente ispirata a Blade. Dobbiamo fare rapporto al Gran Custode. Sicuramente vorrà notizie anche. Ok, quindi che ne pensi di venire con noi? È un piacere vederti di nuovo, Nova. Io vado avanti. Per favore, quando avrai completato il tuo incarico, raccontami cosa è successo, Marisa. Ma che tra l'altro non si chiama Marisa, la chiamano Marisa. Mi dispiace per la sceneggiata da fratello maggiore di Wave. È davvero tuo fratello? Wave? Nah. Non è molto più grande di noi, quindi a prescindere dal suo essere capitano, siamo praticamente una famiglia. Dobbiamo andare dal Gran Sacerdote. Non mi dispiacerebbe mangiare qualcosa nel frattempo. Ok, quindi adesso possiamo un po' esplorare, giusto? La casa del Gran Custode è al terzo piano. Va bene. Però io intanto... perché forse da qua ora non mi ci fanno andare, vero? No. Sì, Blade il vampiro è palesemente ispirato a lui. Non quello di... non quello di Honkai. Blade intendo sì, il personaggio della Marvel. Ah, vedi, tra l'altro lì c'è il figlio. Vediamo se lo possiamo reclutare. Papà, papà! Che poi è la figlia in realtà. Sì, tesoro? Volevo solo assicurarmi che fossi ancora qui, papà. Mi sei mancato tantissimo. Sono qui e lo stesso vale per me.
Ora sicuramente lei ci dirà poi col fatto: oh, grazie per aver aiutato mio padre. No, allora ancora non me la fa reclutare. Ma quindi posso teletrasportarmi adesso? No, non mi fa teleportare. È probabilmente perché devo parlare prima con il coso. Con il Wesley Snipes, esatto. L'attore Wesley Snipes. Quando era giovane, ovviamente. Ah, sì, ancora. Madonna, ma questo qui praticamente lo trovo in tutte le città dove vado. Ma come mai? È bello vederti qui, Noah. Non sapevo saresti venuto. Ho delle conoscenze nei guardiani. Ho pensato di combinare la tecnologia delle lenti uniche con la conoscenza dei guardiani. Io ancora non ho capito questo chi è. È un NPC che praticamente spunta in ogni città e se tu lo trovi ti dice: bravo Noah, mi hai trovato, sto facendo questo, sto facendo quello. Sembra tipo una specie di stalker passivo silenzioso. Letteralmente uno stalker silenzioso. Qui non c'è niente, vero? In realtà noi qua ci siamo stati quando abbiamo preso i panni di Marisa. Quindi tecnicamente non dovrebbe essere cambiato nulla. Però io per scrupolo controllo comunque, non so mai. Però sì, in teoria è tutto identico. Poi vabbè, abbiamo la super velocità, quindi... quindi stica. Però aspetta, là sopra com'è che ci si andava? Mi ricordo che c'era un modo per andare là sopra. Ah, forse era da sotto in realtà. Era da sotto. Vabbè, comunque sì, andiamo. Eccoci qua. Ben trovato, comandante Nova dell'Alleanza. Wave mi ha spiegato la situazione. Nova è finito in mezzo ai guai non è appena arrivato, ma ha dimostrato di essere un abile guerriero. Da quello che ho capito, avete notato segni di attività dell'impero? Sì. Ti spiego. Noi guardiani abbiamo il dovere di proteggere un'area del Gran Bosco e le rovine runiche che si trovano lì. E una parte di quel territorio si sovrappone a quello nosfariano che la Lega ha recentemente consegnato all'impero. Ed è così che una delle nostre pattuglie ha avvistato l'esercito imperiale mentre radunava delle truppe proprio lì. Tutto ciò prima che arrivassero anche i redi vivi. Anche gli elfi hanno mandato un segnale d'allarme. Hanno visto un gruppo fuori dalla loro zona operativa che cercava... beh, non sappiamo cosa esattamente. Ah, proprio tipico di Lakian. Dà informazioni a Liu invece che a me. Ma non si fida per niente di me. Ci avevo informato in realtà. Sei stato tu a non capire. Sembra lo stesso gruppo che ha attaccato il villaggio di Yaelu. Sì, ne ho sentito parlare, ma non era nel nostro campo d'azione. Mi dispiace comunque. E a causa di questa serie di eventi sospetti che abbiamo mandato Marisa e Garu come missari. Se l'impero dovesse lanciare un attacco vero e proprio, neanche le forze combinate dei guardiani e di Norristar basterebbero per fermarlo. Ci serviranno le forze di tutta la Lega. Non sapevo che fossi un tipo lungimirante, amico. Oh, non fraintendermi. Preferisco comunque vivere senza pensieri. Ma per farlo bisogna comunque pensare un po'. E forse anche lottare un po'. E allora, da dove iniziamo? Dovete andare ad Athrabalt, la capitale di Norristar, e chiedere un incontro con il loro re, Sallas Belrant. Uscite dal castello e a ovest dirigetevi verso sud-est. Cioè, dal cancello a ovest dirigetevi verso sud-ovest. Vi ho già informati del fatto che manderemo degli emissari. Noah dell'Alleanza, Marisa per rappresentare i guardiani e Alwë per gli elfi. Oh, quindi finalmente li recluto. Ok. Quindi tu mi sa che ti devo portare con me nel gruppo. Ti stai davvero impegnando. Ehi, quando si arriva al dunque, Wave non si tira indietro. Non è per questo che mi amate. Oh, e vorrei che anche Neil venisse. Considerati accompagnatrice di Marisa. Sei sicuro che io sia adatta a questo compito? Quindi anche lei ora è reclutata. Ciao, Miki. Sicuramente non ti farà male vedere un po' del mondo esterno. Cavolo, forse potrebbe rinfrescarti la memoria. Grazie mille, Wave. Sarà un onore accompagnarti, Marisa. Quindi anche lei reclutata. Ok. Ragazza misteriosa. Che tanto lei sembra più un cyborg, tipo. Basta con le formalità. Siamo amiche, ricordi? Sì, certo. Ti chiedo umilmente scusa. Ah. Non vai anche tu, Wave? Nah.
Mari, sei giovane, ma è una guerriera e guardiana. La rispetteranno. E poi devo occuparmi di quell'esercito di re di vivi, per non parlare di quel branco di imperiali nel mio cortile. Una lista bella lunga. Mi sa che resterò indietro per darti una mano. Ah, ecco, vedi, infatti ora devo mettere... Allora, tu come sei combinato? A livello 42. Saluto vulcaniano. Difesa B. Runa del gancio, runa della potenza, runa del fuoco e della conversione. Sembri molto interessante, però. Tu invece, un classico arciere che... non mi fa impazzire. Ma tu invece 139 di potenza fisica, 124 di potenza... Oddio, hai delle statistiche un po' bassine, però, per essere al 42. Anche tu non sei messo bene. Cioè, vedete, io almeno i personaggi ce li ho comunque al 45, quello che è, però ho statistiche che superano già i 200, praticamente, quasi. Cioè, quasi con tutti superiamo bene o male i 200, o comunque ci avviciniamo ai 200, quindi... strano. Grazie, Miki, cuoricino per te. Spero che il vostro viaggio verso Noristar sia utile. Grazie, Gran Custode. Forza, Noh, andiamo. Allora, ah, ecco, vedi, qui posso cambiare i membri del gruppo. Ah, forse è per questo che non mi fa teleportare. Forse sono in una parte, diciamo... sono in una parte story-driven dove non posso tornare indietro. Sono felice di viaggiare di nuovo insieme a te, Noh. Mi chiamo Neil ed è un immenso piacere conoscerti. Vabbè, ora appena usciremo nella mappa del mondo... sei una guardiana anche tu, Neil? Sei davvero speciale. Ho trovato Neil nelle rovine runiche. Ecco, vedi? Quindi lei... non ho idea di chi sia, da dove arrivi, e non lo sa nemmeno lei. Alcuni idioti pensano che sia un golem runico, ma da come si comporta non sembra proprio. Purtroppo la mia memoria è vuota. Il mio primo ricordo è di aver aperto gli occhi e aver visto Marisa. Io e Neil abbiamo questo in comune, non abbiamo legami con il passato. Non ricordo neanche che aspetto avessero i miei genitori. Sarà molto difficile. Gli altri guardiani sono stati così gentili ad accogliermi. Sarà un'altra cosa che abbiamo in comune, Marisa? Sì, immagino di sì. Yarran ormai è la mia casa e la sua gente è diventata la mia famiglia. E ciò include anche te, Neil. Sono molto grata di questo privilegio, Marisa. E dai, non fare così. Fare cosa, Marisa? Non comportarti come se ti stessi facendo un favore. Gli amici non fanno così. Ho capito. Proverò a cambiare. Cavolo, vi invidio. Vorrei che anche mio fratello Lakian fosse così affettuoso con me. Wave dice spesso che la situazione di Lilm rende complicato il vostro rapporto. Ah, che sono innamorati della stessa donna? Ma non mi ha mai spiegato a cosa si riferisce con la situazione di Lilwyn. Puoi farlo tu? Cosa? No, non è niente. Ecco, è una specie di triangolo amoroso? Io conosco solo i triangoli soscili e scaleni. Ce ne sono altri tipi? Non so di che parli. In pratica a Lakian piace Lilm, ma Lilm prova sentimenti per... lui non sa niente. Adesso andiamo e facciamo finta di niente. Scusa. Sì, adesso possiamo andare, forza. Ah, oddio. Quindi è lui che bacia lei, che bacia lui, che bacia me. Gli umani sono delle creature strane. È tipo questo, tipo... ho visto lei, che bacia lui, che bacia lei, che poi bacia me. Questo sarebbe, diciamo, il triangolo. Va bene, scendiamo di nuovo al primo piano. Allora, loro hanno detto di uscire dal cancello a ovest, quindi da qua. Marisa, Noah, Neil, ok, siete tutti qui, andiamo. A quanto pare non vedi l'ora di partire, Alwe. Penso che voglia solo partire prima che ti metta a parlare di nuovo di quella storia. Ecco, ovviamente. Comunque, procedendo verso sud-ovest, dovremmo arrivare subito alla capitale di Noristar. E secondo te io vado subito a sud-ovest? Se ci sono altre città, secondo te io che farò? Me le vado a vedere tutte prime. Ah, vai, dai, su.